Bueno, buenas tardes. Esta tarde tenemos una sesión de presentación de libro y de colección. La Cátedra de Cultura Jurídica de esta universidad empezó hace unos meses a desarrollar como una de sus actividades también la presentación de libros que entendemos que son de cultura jurídica. Dice un buen amigo, dueño de la editorial, no aquellos libros que versan sobre la interpretación del segundo párrafo en su tercera acotación del artículo 15 de la ley provisional sobre, sino aquellos que tienen un pozo de diseño jurídico, de un pozo institucional, un pozo cultural, de cultura jurídica, que además tienen una importancia que traspasa, por tanto, y precisamente porque no versan sobre ese segundo coma del artículo 15, que traspasa las fronteras de la dogmática de un determinado país. En esa misma ideología cultural, la editorial Marcial Pons, con la que esta cátedra tiene una vinculación muy, muy estrecha, empezó a diseñar hace unos años diversas colecciones, empezando precisamente por la colección de Filosofía y Derecho, que llevamos entre José Juan Moreso y yo en la dirección, y después en Brasil también con la incorporación y la colaboración de Adrián Esgarbi también en la colección, en la dirección. Pues digo, empezando por esa colección, se fueron diseñando otras colecciones, Derecho Penal y Criminología, de la que hoy hablamos, una colección sobre Derecho Procesal, Proceso y Derecho, otra colección sobre Fundamentos Constitucionales, etcétera, que precisamente tienen esta idea fundacional, la idea de que sean colecciones de libros que marquen los fundamentos de las distintas disciplinas. Y creo que como operación cultural, incluso de rediseño de una editorial, de una editorial que antes comentábamos con Íñigo, está consiguiendo mostrar algo en nuestro mundo muy particular, que es que es rentable, incluso económicamente rentable, ser un editor como los de antes. Es decir, ser un editor preocupado por la calidad de lo que se publica y por la cultura de la disciplina en la que trabaja. Y eso es lo que tiene de particular. Yo hoy no voy a hablar demasiado, me limitaré a esta pequeñísima presentación y después a dar las palabras cuando toque, pero sí quería decir que el libro que hoy presentamos y la colección en la que se incluye los delitos culturalmente motivados de la profesora de Malle y la colección Derecho Penal y Criminología, codirigida por Ramón Ragués y Íñigo Ortiz, que nos acompaña hoy, es precisamente, creo, un muy buen ejemplo, que además ha empezado con una fuerza y un empuje extraordinariamente positivo y extraordinariamente fuerte también. Es un muy buen ejemplo de esa forma de hacer y de esa forma de pensar la publicación de originales y de traducciones en materia, en este caso, Derecho Penal y Criminología. Los delitos culturalmente motivados, un libro que se publicó originalmente en italiano y fue inmediatamente, de hecho creo empezó su traducción aún sin publicar en italiano, ¿verdad? Y fue inmediatamente adoptado por la colección de Derecho Penal para su publicación en español. Solo diré que creo que es un gran libro y de un problema no solo propio del derecho penal, sino también de la
sociología del derecho, de la filosofía del derecho, etcétera. Y de hecho, un libro que asume precisamente que es un problema de todas estas disciplinas, que es un problema que está en las fronteras del conocimiento de distintas disciplinas. Porque es un gran libro, creo que valía la pena hacer esta presentación. El esquema de las presentaciones que estamos, con las que estamos trabajando será el mismo que usaremos hoy. No la presentación del libro al uso que se hacía hace unos años y en la cual pues al final acababan yendo 20 personas, amigos del autor, que ya conocen el libro, y para los cuales decirle, oh, salió este libro, no era una noticia tampoco, sino un seminario de discusión. Aprovechando la ocasión que se publica un libro importante, tener un seminario de discusión sobre las tesis de ese libro. Por eso la estructura será que la profesora de Malle va a intervenir del orden de una media hora presentando las tesis principales del libro y sucesivamente el profesor Carlo Enrico Pagliero de la Universidad degli Studi di Milano hará una intervención al respecto y el profesor Íñigo Ortiz de Urbina de la Universidad Pompeu Fabra y codirector de la colección también otra intervención al respecto. Después de las tres intervenciones abriremos el debate para las intervenciones de todos aquellos de nosotros que quieran hacerlo. Sin más y simplemente agradeciendo la presencia de los tres y muy especialmente la amabilidad incluso para apoyarnos en la organización de la sesión de la profesora de Malle, les cedo a ustedes la palabra, que para esto es su libro y su evento. Io parlerò in italiano, parlerò piano, spero di essere comprensibile, se no fatemi delle segnalazioni e io mi fermo. Ringrazio tanto, sono molto felice e ringrazio il professor Jordi Ferrer per aver organizzato questo incontro e per aver voluto questo incontro e per le parole che ha usato nei miei confronti. Sono molto onorata del fatto che il professor Íñigo Ortiz Urbina abbia accolto il mio libro nella sua bella collana e poi sono molto contenta e molto onorata di avere vicino a me il professor Pagliero che ha avuto un ruolo molto importante nella mia formazione scientifica e anche nel mio successo accademico. Per questo lo ringrazio. Allora, vediamo subito che ore sono, 5 meno 10. Allora, una breve introduzione. La composizione multietnica delle società attuali è un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti. In Italia, come d'altra parte in Spagna, il fenomeno è abbastanza recente ed è dovuto alle grandi immigrazioni provenienti dalle aree di povertà e di guerra del mondo. In altri sistemi europei, invece, come la Francia, come l'Inghilterra, questo è un fenomeno più risalente ed è dovuto alla caduta degli imperi coloniali. Il caso archetipo è però quello degli Stati Uniti d'America, che le grandi ondate migratorie hanno trasformato in una vera e propria società di minoranze etniche. Una volta che è tramontato, che è fallito l'ideale del melting pot, cioè quello della fusione perfetta tra le razze, si è passati poi al modello del salad bowl, dove gli ingredienti etnici si sono mescolati senza fondersi, come un'insalata, no? In cui individui gli elementi, e poi si è cominciato a parlare di multiculturalismo. Il multiculturalismo è un segno molto importante del cambiamento delle società dal semplice al complesso. Questo va sottolineato, non è un'ideologia unica, perché ne esistono varie e variabili versioni, ma è comunque una prospettiva di indagine
molto interessante per capire le modificazioni delle società, appunto, come dicevo, dal semplice al complesso. E intorno a questa tematica del multiculturalismo ruota un problema molto inquietante, il più inquietante dei nostri tempi, che è quello dello spazio da dare, da assegnare a chi è diverso da noi, perché è portatore di culture differenti dalla nostra. E dalla convivenza forzata con la diversità possono emergere, e questo lo notiamo tutti i giorni, sentimenti di paura, sentimenti di sospetto, di superiorità, di razzismo. Si può arrivare a etichettare il diverso come il nemico, nel diritto penale del nemico, non per quello che ha fatto, ma per quello che è, perché è diverso dalla nostra cultura. Allora, il multiculturalismo diventa quindi la chiave di lettura dell'apertura e della chiusura di un sistema, perché costringe la democrazia a prendere posizione e a mettersi in gioco. Questa sfida diventa decisiva quando entra in azione il diritto penale, che è il braccio armato dello Stato, perché da sempre destinato a tutelare i beni, i valori, con strumenti più forti, più incisivi, atroci rispetto agli altri strumenti del sistema. E allora che cosa può succedere? Ci possono emergere dei veri e propri conflitti di cultura tra il sistema ospitante e i gruppi di minoranza che sono ospitati nel sistema. Può succedere che un comportamento che è accettato, approvato, addirittura imposto o comunque tollerato dalla cultura di un sistema di minoranza sia considerato reato dalla cultura del sistema di accoglienza. Facciamo degli esempi, che sono innumerevoli, faccio solo degli esempi. Casi di poligamia e di mutilazioni genitali femminili che sono illeciti nei sistemi occidentali. Matrimoni tra parenti stretti che da noi integrano l'incesto. Riti prematrimoniali che da noi, nei nostri sistemi, integrano i reati di violenza sessuale e sequestro di persona. Riti di iniziazione sul viso, sul corpo dei minori, che per noi, per i nostri sistemi, sono reati di lesione. Allora, a questo punto, che cosa fa, questi sono solo esempi, il diritto penale? Ci sono vari modelli di diritto penale a seconda delle scelte ideologiche di fronte a questi reati culturalmente motivati che hanno fatto i vari sistemi penali. Io ho individuato tre modelli, adesso non ne parlo, semmai ne vediamo durante la discussione, però accenno solamente. Un modello che io ho chiamato assimilazionista discriminatorio, a cui è riconducibile la scelta del legislatore italiano, perché il legislatore italiano, a differenza dal legislatore spagnolo, ha introdotto il reato di mutilazione genitale femminili, che punisce di più di quanto potrebbe punire utilizzando il reato di lesioni gravi o gravissime. E poi nel sistema italiano la mutilazione genitale femminile è punita, mentre la circoncisione maschile è lecita. Questo non succede nel sistema spagnolo. Ci sono delle defiance politico-criminale molto forti nella norma dell'articolo 149 su mutilazioni genitali femminili, però se non altro il sistema spagnolo usa la stessa sanzione che viene prevista per le lesioni. Quindi non c'è disparità di trattamento, e quando parla di mutilazione genitale, nei lavori preparatori dice che non c'è differenza tra genitale maschile e genitale femminile. Quindi non c'è questa disparità di trattamento, almeno. Dunque, allora, modello assimilazionista discriminatorio, modello multiculturale debole, che è quello previsto dalla giurisprudenza statunitense. Poi, se volete, vi farò degli esempi in cui la soluzione sistematica sanzionatoria aperta
al fattore culturale viene cercata negli istituti tradizionali, nelle defense tradizionali, e poi c'è un modello multiculturale forte, che però è un modello solamente teorico, quindi che non vive in nessun sistema, è quello della cultural defense, che sarebbe, mi sto spiegando, una causa di esclusione della pena o di diminuzione della responsabilità che viene applicata all'autore del reato culturalmente motivato. Modelli possibili. Allora, qual è il punto, la tesi principale, la questione cruciale di quando si tratta questo argomento è innanzitutto la nozione. Reato culturalmente motivato. Che cosa vuol dire? Questa nozione, reato culturalmente motivato, è una nozione che viene costruita sul concetto di cultura. E questo è un problema molto importante, perché bisogna provarlo in sede processuale per poi parlare di trattamento sistematico sanzionatorio, no? E bisogna ricordare che il problema è delicato perché esistono più di 100 nozioni di cultura. Allora, cosa vuol dire reato culturalmente motivato? Allora, io opto per una nozione molto ristretta di reato culturalmente motivato. Ci sono varie, appunto dicevo, innanzitutto escludo la nozione di cultura, tutte quelle nozioni di cultura che fanno riferimento al modo di vivere, allo stile di vita, alle scelte esistenziali, it's my culture, no? Tanto per intendersi, e che quindi variano da individuo a individuo. Il concetto di cultura dominante, rilevante per me, per capire questo tipo di delitto, deve far riferimento ad un gruppo. Ma anche su questo punto bisogna intendersi, perché è molto frequente oggigiorno parlare della cultura degli animalisti, della cultura dei gay, della cultura delle donne, poi c'è anche la cultura dei terroristi, la cultura dei mafiosi, ecco, quindi sono gruppi. Ma tutte queste nozioni di cultura di gruppo, secondo me, vanno non prese in considerazione, vanno abbandonate, perché non hanno una dimensione etnica. Quando io parliamo, secondo me, di cultura su cui si costruisce il concetto di reato culturalmente motivato, bisogna utilizzare il concetto di cultura in senso etnico, riferito non solo al soggetto che ha commesso il reato, ma anche, e quindi anche al suo gruppo, no? Quindi cultura, come diceva Chimilica, è sinonimo di nazione o di popolo o di comunità intergenerazionale, che può non necessariamente occupare un determinato territorio, per esempio i Rom il territorio non ce l'hanno, e condivide una lingua, una religione, una storia distinta. Quindi questa, ecco. E per questo il fatto culturalmente motivato deve, nell'ambito del processo, superare una serie di gradi di accertamento che sono ben distinti e separati tra di loro dal punto di vista logico. Il primo grado di accertamento, che deve essere provato per parlare di reato, di fatto culturalmente motivato, è il motivo culturale. Questo è il primo. Allora, cosa deve fare il giudice? Qui bisogna dimostrare che la causa psichica che ha indotto il soggetto ad agire trova spiegazione nei valori culturali di cui è portatore il soggetto agente. Quindi qua l'indagine è solo sul singolo, non sul gruppo. Il gruppo non c'entra. Poi c'è, seconda fase, quella del riscontro obiettivo, che secondo me è la fase decisiva. Riscontro obiettivo, qui bisogna dimostrare che la motivazione culturale ha una dimensione oggettiva, cioè che non è solo espressione della cultura del soggetto che la esprime, ma espressione della cultura di tutto il gruppo etnico di riferimento.
Questa fase che io ho chiamato fase della coincidenza di reazione costituisce il passaggio più delicato, il passaggio decisivo per l'affermazione di dell'esistenza di un fatto culturalmente motivato. Allora che cosa deve fare il giudice? Innanzitutto il giudice deve individuare di che gruppo etnico fa parte il soggetto agente, il soggetto, l'autore, no? Perché non basta, per parlare di fatto culturalmente motivato, l'affermazione per cui il soggetto è un immigrato, è uno straniero, è un extracomunitario, un tunisino, non è sufficiente. Poi bisogna dimostrare che tutti i componenti del gruppo etnico che è stato individuato dal giudice si sarebbero comportati nello stesso modo in cui si è comportato il soggetto agente, no? A fase della coincidenza di reazione. Perché se manca la prova di questa connessione specifica tra la cultura del singolo e la cultura del gruppo di appartenenza, non si può parlare di reato culturalmente motivato. Avremo un motivo culturale, e allora questo motivo culturale va indagato secondo i criteri ordinari, no? I criteri della determinazione della pena, e quindi non è il caso di scomodare una categoria. E poi, ultimo grado di accertamento, il terzo, la cultura del gruppo etnico di minoranza deve essere rapportata con la cultura del gruppo etnico di accoglienza. Se il divario è consistente, allora si può parlare di fatto culturalmente motivato. Perché opto per questa nozione così ristretta? Per tre motivi. Uno, un problema classificatorio. Solo una nozione ristretta, questo l'ho già detto prima, adesso lo dico con più forza, può diciamo così legittimare, può dare spazio a questa nuova categoria, perché una nozione ampia solleva dei problemi sul terreno del principio di tassatività, appiattisce la categoria, rende labile i confini, confonde il motivo culturale con il fatto culturalmente motivato. Secondo, ci sono problemi sistematico-sanzionatori. Cerco di essere più schematica possibile. Solo da una nozione così ristretta emerge la possibilità di un trattamento favorevole per l'autore culturale, visto la prova del conflitto etnico-culturale che ha prodotto questo suo comportamento criminoso. E poi ci sono ragioni di carattere sociale. L'affermazione dell'esistenza di un fatto culturalmente motivato rinforza gli stereotipi negativi di un gruppo. Perché, e questo emerge benissimo dalla comparazione, perché comporta l'affermazione che questa condotta criminosa non è solo l'espressione della cultura del soggetto agente, ma espressione della cultura di un gruppo etnico. E allora esigenze di tutela della reputazione delle minoranze etniche impongono, secondo me, una nozione ristretta di reato culturalmente motivato e una prova molto rigorosa del fatto culturalmente motivato. Allora, nozione ristretta per questo. A questo punto abbiamo detto, c'è spazio per un trattamento sistematico sanzionatorio favorevole per chi ha commesso un fatto culturalmente motivato? Lo spazio c'è, però c'è una barriera, è un problema ulteriore, e che è il problema del conflitto tra i diritti. E adesso qui direbbe il mio maestro, brevi cenni sull'universo, Giorgio Marinucci. Allora, perché la categoria dei diritti fondamentali ha assunto oggigiorno una complessità, una delicatezza, una vastità tale da risultare pressoché indefinibile. In questo quadro così vario e così difficile da dominare, adesso parlano tutti dei diritti fondamentali, per cui ognuno, non c'è nessuno che non ne parli, esiste un consenso
molto ampio che ritiene che il diritto alla cultura sia un diritto fondamentale. Questo non emergerebbe solo dalle opere di letteratura, dalle opere dottrinali da Charles Taylor in poi, ma avrebbe anche un aggancio nella legislazione internazionale, perché l'articolo 27, che ore sono, del patto internazionale sui diritti civili e politici parla espressamente del diritto alla cultura delle minoranze. Allora, cosa succede? Allora, se questo è vero, bisogna risolvere il problema del conflitto, che può essere anche molto grave, tra il diritto alla cultura e altri diritti fondamentali. Come facciamo a dare una graduatoria? Il diritto alla cultura prevale su quale diritto, su quale altro, invece ci sono diritti che prevalgono sul diritto alla cultura? Questo è il problema. Allora, secondo me, esiste una categoria di diritti fondamentali, una zona di diritti fondamentali che io chiamo immunità fondamentali, che sono il diritto alla vita, all'integrità fisica e l'integrità psichica, tutti i diritti di libertà morale, sessuale, che non possono mai essere messi in discussione neppure dall'esercizio di altri diritti. E questo significa che se il diritto alla cultura, mettiamo ad esempio certe pratiche di schiavitù, entra in collisione con questa zona di diritti fondamentali, il diritto alla cultura dovrà necessariamente soccombere. Adesso faccio un esempio pratico che ha avuto suscitato molto scalpore in tutto il mondo. Io mi ricordo che ero negli Stati Uniti, c'erano pagine e pagine su questa vicenda. Allora, in Italia, il caso Ina Salem, a Brescia si era trasferita una famiglia pakistana. C'era una ragazza di 22 anni, pakistana, oramai erano lì da 7-8 anni, vivevano a Brescia, viene uccisa dal padre e dai fratelli del padre, quindi dagli zii, e viene sepolta nel giardino di casa con la testa, con il capo rivolto verso la Mecca, è uccisa perché aveva rifiutato di adeguarsi ai costumi, alla sua tradizione, e aveva optato uno stile di vita di tipo occidentale. Era andata anche a vivere con un ragazzo italiano della sua stessa età. Allora, questa è un'ipotesi di honor killing, no? Omicidio per causa d'onore, che corrisponde, è un reato culturalmente motivato, perché supera tutti quei gradi di accertamento che ho indicato prima e partecipa della nozione ristretta che ho indicato prima. Non solo, c'è anche da dire una cosa molto interessante, che fino al 1999 l'omicidio per causa d'onore in Pakistan era coperto da una defense, cioè c'era la honor killing defense, una causa di esclusione della pena. E solamente dal 99, con riforme che si sono susseguite fino al 2004, mi sembra, questa defense, questa causa di esclusione della pena, è stata tolta di mezzo, è stata esclusa dal sistema. Ma nonostante questa previsione legislativa, questo è importante perché vi fa vedere la diversità che esiste tra la legge, tra il diritto e la cultura può essere molto più forte della legge, no? E nonostante questa previsione legislativa, l'omicidio per causa d'onore è attuato da tutti i gruppi etnici delle tre province del Pakistan. Allora, qui abbiamo un reato culturalmente motivato, però qui c'è il diritto alla cultura che si scontra con un diritto fondamentale, il diritto alla vita. Quindi hanno fatto molto bene i giudici a condannare padre e zio. Non sono d'accordo sul fatto, vero Fabio, che hanno applicato la circostanza aggravante al padre dei motivi abietti e futili. Agito con motivi abietti e futili, che è una circostanza che noi abbiamo in Italia, perché la cultura non è un motivo abietto. Non è un motivo futile, è un,
modo per affermare la propria personalità come individuo facente parte del gruppo, però questo è un caso di sbarramento del diritto alla cultura. Detto questo, quanto manca? 5 minuti. 10. Allora, quando si dà una nozione così ristretta come ho cercato di dare io, e questo sbarramento ai diritti fondamentali, ci si può interrogare sulle soluzioni sistematico-sanzionatorie, su uno spazio di favore per l'autore culturalmente motivato. Questo spazio, l'indagine quindi delle gelata, beh, l'interlocutore è il giudice, e io non ho trovato una soluzione sistematica sanzionatoria generale che andasse bene per tutti i fatti culturalmente motivati. Forse voi l'avete, volendo, che è l'articolo 21, l'articolo 21 delle quasi scriminanti, no? L'articolo 21 numero 2, per cui è una costruzione giuridica molto interessante che è stata studiata nella letteratura tedesca, ed è la concezione gradualistica dell'antigiuridicità che è stata tematizzata da Zimmerl e in Italia dal professor Pagliero, e che trova un aggancio normativo nel vostro articolo 21,1, per cui è possibile, a questo articolo possono essere ricondotte delle fatti culturalmente motivati realizzati in presenza di una quasi scriminante. Si pensi per esempio alla realizzazione di il consenso dato alla lesione di un bene che non è disponibile. Ecco, questo nel nostro, oppure ci sono anche da voi avete criteri di determinazione della pena come attenuanti generiche in cui possono essere non risolti, ma ci può essere uno spazio delle gelata. Noi in Italia abbiamo una circostanza, motivi di particolare valore morale e sociale, ecco. E quindi si può trovare, poi dopo se volete ne parliamo, valorizzazione dell'inesigibilità o altre situazioni. Da un punto di vista della legge ferenda, per il futuro io propongo al legislatore, anche spagnolo, una causa di non punibilità. Una causa di non punibilità a favore dell'autore culturale, una causa di non punibilità personale, originaria, che si struttura con questa nozione di reato culturalmente motivato che ho dato, che si blocca davanti ai delitti, alle immunità fondamentali, quindi lo spazio è abbastanza ristretto. D'altra parte, anche dal punto di vista sistematico, la causa di non punibilità non è estensibile per analogia, non è invocabile in caso di errore, non è comunicabile ai concorrenti, non incide sulla struttura oggettiva e soggettiva del reato. E andrebbe bene per reati, quali reati voi potreste dirmi? Per esempio, bigamia, incesto, gioco d'azzardo, tutti i reati senza vittima, commercio di sostanze stupefacenti a scopo terapeutico, i reati contro l'ordine pubblico, per esempio l'uso del burka, contro la pietà dei defunti, contro il sentimento degli animali. E non è una novità né nel nostro sistema italiano che nel vostro spagnolo, perché tutti e due i sistemi conoscono una causa di non punibilità che è molto simile a questa che io propongo, perché sia il sistema italiano che è all'articolo 649 che il 268 mi sembra vostro, c'è una causa di non punibilità per i prossimi congiunti nei reati contro il patrimonio, no? Cioè, questa causa di non punibilità di cui possono usufruire i soggetti, i prossimi congiunti, per reati che vengono realizzati contro il patrimonio. E l'interpretazione che adesso più attuale è quella di riconoscere uno spazio, un'autonomia alla famiglia, come riconoscerlo come un microordinamento rispetto alla società. Quindi si può utilizzare, ecco, questa,
questo esempio che abbiamo nei nostri sistemi per ritagliare uno spazio di immunità a favore dell'autore culturale. Ecco, poi dopo, se volete, possiamo discutere. Finito. Sì, io ringrazio molto per questo invito e mi scuso di non poter usare neppure io la vostra bellissima lingua. Spero di essere comunque comprensibile. Il grande interesse che ha destato nel dibattito italiano, in me in particolare, il libro di Cristina De Maglie su un tema che in Italia è molto dibattuto al momento, ma rispetto agli altri contributi, il contributo di Cristina De Maglie, non mi fa velo l'amicizia, spicca in maniera assolutamente incomparabile. Cercherò di spiegare perché questo interesse particolare nel taglio e nei contenuti di questo libro. In me l'interesse è destato, fra l'altro, dalla retroterra culturale di base di questo libro, che secondo me, per come impostato, va al cuore di uno dei problemi fondamentali ed epocali del diritto penale, che è quello della legittimazione del diritto penale. In studi del passato, personalmente, avevo cercato di ricostruire storicamente questa legittimazione attraverso una sorta di circuito sociale e istituzionale che potrebbe sintetizzarsi in questa formula: dal conflitto al consenso. Il diritto penale nasce sulla base di conflitti interpersonali e di gruppo, si formalizza e acquista legittimazione attraverso un consenso, all'inizio, come dire, su base forse consensuale realmente, poi su base autoritaria, in un passaggio appunto da una multiculturalità dei gruppi, da un particolarismo giuridico in epoche passate, fino a un monopolio statuale che è un monopolio appunto monoculturale. La cultura sociale, consolidata, viene presidiata nel suo nucleo fondamentale irrinunciabile da un diritto penale, che è un diritto penale unitario, che a sua volta genera consenso, formalizzando i conflitti e inducendo appunto un consenso anche con l'uso della forza, con l'uso della pena. Ecco, se questa è un po' la storia del diritto penale per grandi linee, il problema del multiculturalismo e dei delitti culturalmente motivati è una sorta di banco di prova formidabile, attuale, che in qualche misura fa emergere una sorta di inversione di tendenza di questo circuito. Da un consenso generalizzato, in quanto appunto monoculturale, ci sono pulsioni che riportano ad emergere di conflitti che non possono essere, come dire, omogeneizzati in questo contesto uniformato, se non appunto con un uso ulteriore della forza che però richiede di nuovo una nuova legittimazione, in qualche misura. Questo è un po', come dire, se ben interpreto il non espresso esplicitamente, ma direi, come dire, alla base, il background culturale di questa ricerca. E quali sono i basamenti concettuali fondamentali che, a mio avviso, consentono di riflettere in modo razionale e completo su questo problema che viviamo in questi momenti? A mio avviso vanno ritrovati nella ricerca di Cristina De Maglie
attraverso l'acquisizione da parte sua di due paradigmi fondamentali, che io definisco paradigmi forti rispetto al problema in cui ci imbattiamo e che invece potrebbe generare rischio, come ha generato il rischio nella giurisprudenza, in parte della dottrina italiana, di una sorta abbandono al cosiddetto diritto penale flu, le categorie evanescenti che rischiano di portare alla famosa notte hegeliana in cui tutte le vacche sono nere. In alcuni contributi italiani, ahimè, questo rischio è stato concretizzato, per dirla come diciamo noi penalisti. Ecco, quali sono queste due nozioni forti? Prima l'ha citata prima Cristina De Maglie, l'acquisizione di una nozione forte, in quanto pregnante e ristretta, di reato culturalmente motivato, ancorato ad un retroterra appunto forte, in quanto scientificamente fondato, che è quello antropologico, antropologico-culturale, anzi direi etnologico, cioè non il concetto ovviamente di cultura è un concetto ampio, bisogna acquisire un modello, come dire, un modello di elevato profilo, che mi pare di cogliere, ma qui forse potremmo dibattere su questo, in matrici molto importanti, appunto che probabilmente risalgono all'illuminismo, da Rousseau via via nei dibattiti sul buon selvaggio, sul superamento della categoria di civilizzazione che proprio nel Settecento si accende in modo estremamente interessante fino ad arrivare a Lévi-Strauss. Questo paradigma, che è un paradigma ristretto e che utilizza un sapere che non è il sapere del giurista, perché questo serve in un contesto così nuovo ma di così ampio orizzonte, consente di ragionare, diciamo, di preparare il terreno per modelli giuridici che necessariamente devono essere fondati scientificamente e quindi ristretti, cioè che consentano la tipicizzazione delle situazioni, che è un po' l'esigenza che ha il giurista. Il secondo caposaldo sta nella valorizzazione, cosa che è mancata totalmente nel dibattito, non solo in Italia, a mio avviso, forse negli Stati Uniti sì, ma molto meno in Italia o in altri paesi, la stessa Francia non mi è sembrato che questo sia stato valorizzato, invece è fondamentale, la valorizzazione del profilo probatorio. Cioè, in definitiva, il problema fondamentale, non solo in questo settore, delle categorie, di molte categorie giuridico-penali, è il problema dell'accertamento. Si parlava prima del dolo eventuale, alcune vicende italiane recenti, in certi versi sconvolgenti, in materia di responsabilità d'impresa, dimostrano come certe categorie apparentemente sostanziali o puramente sostanziali in realtà vivono tutte nell'accertamento probatorio, nell'evidence. Ecco, qui trovo estremamente interessante questa costruzione di un modello di tipo scientifico, un modello nomologico, direi, di accertamento della nozione, della caratteristica, del connotato di culturalità, di orientamento culturale del reato, che appunto propone Cristina De Maglie sulla base di alcuni paradigmi americani. Quello di Sherry Horton forse è quello più, come dire, più articolato, più fondato, ma mi piace per esempio che Cristina De Maglie in questo contesto parli di spiegazione culturale. Mi è piaciuta questa metafora, che ricorda la spiegazione causale, la ricostruzione del nesso causale sulla base di leggi scientifiche che consentano soprattutto un controllo di razionalità, che consentano al giudice successivo di poter controllare in modo sensato la decisione del giudice precedente. Certamente qui le leggi non possono essere leggi di tipo universale,
forse limitatamente anche di tipo probabilistico, ma certamente hanno un fondamento su leggi sociali che hanno una loro dimensione particolare, ma che certamente hanno questo contenuto. Ecco, su questa base, forse siamo in un ambito più problematico che lascia aperto alcuni quesiti, alcuni problemi, viene ricostruito in qualche misura attraverso il metodo comparatistico, l'utilizzo, il modo più corretto di utilizzare il metodo comparatistico, cioè un metodo comparatistico integrato, cioè utilizzando l'esperienza della specie nordamericana per individuare degli idealtipi, dei modelli di problemi a cui corrispondono modelli di soluzione che possano evidentemente essere utili anche per la nostra diversa realtà. Ecco, su questa base, mal non interpreto, la fattispecie, c'è un tentativo riuscito a mio avviso, sia pure nell'ambito dell'economia di questo lavoro, di costruire una fattispecie, un fatto tipico, starei per dire, un paradigma di reato culturalmente orientato, che possa eventualmente essere tradotto anche in formule legislative, in ultima analisi. Questo modello è articolato su tre elementi costitutivi fondamentali. Un primo elemento è quello che io definirei uno dei maestri nostri, ma in particolare di Cristina De Maglie e Pietro Nuvolone, definirebbe un limite tacito, direi un limite esterno alla costruzione di un reato culturalmente orientato, cioè la tutela di quelle che vengono definite sulla scorta di una ricerca di Ferraioli i diritti immunità, cioè laddove vi è una immunità, cioè un diritto insuperabile, nessuna opzione culturalmente orientata antagonistica può prevalere. Cioè, questo è un limite, come dire, invalicabile, insuperabile, un limite politico-criminale, evidentemente un limite di natura costituzionale, ma è un limite che è giusto fissare. Detto questo, il secondo elemento, l'abbiamo ricordato, è la costruzione di una nozione ristretta, quindi tipizzata, afferrabile, circoscritta, perimetrata di reato culturalmente orientato, quindi su base etnologica, e infine la costruzione di un, attraverso appunto un meccanismo probatorio di accertamento di questa naturalezza, di questa essenza del reato culturalmente orientato, sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista soggettivo. Ecco, qui pongo un problema sul tappeto, al dibattito. Posto che venga individuato appunto attraverso quei connotati l'esistenza di un comportamento, di una condotta culturalmente orientata, e uno di questi elementi, lo ha ricordato prima Cristina De Maglie, è la difformità fra, come dire, il clima di valori, il sistema di valori tipico della comunità di riferimento e il clima di valori della società di accoglienza. Ecco, rispetto a questa difformità, questo è il quesito, l'autore individuale su cui si parametra la risposta penalistica, la deve conoscere, cioè ne deve essere consapevole, o la deve necessariamente ignorare per poter godere, diciamo, del privilegio dell'orientamento culturale? Questo, secondo me, è un tema cruciale, che in qualche misura rimane aperto, ma che, secondo me, va affrontato, perché qui si innesta il problema del conflitto di doveri. Cioè, il conflitto di doveri può avere una funzione, come dire, esimente
anche in questo ambiente o in questo ambiente, forse in questo ambiente più che in altri, potrebbe avere un effetto esimente, ma può averlo solo se si dà spazio alla possibilità di un atteggiamento e al riconoscimento di un atteggiamento antagonistico, consapevolmente antagonistico, del soggetto della minoranza rispetto ai valori consolidati. Il che può avere da un lato ricadute sui fini della pena, sulla tenuta del sistema, sul modello di prevenzione generale, e quindi potrebbe portare a soluzioni di diniego, ma il escludere questo ambito ho la sensazione che porterebbe all'immiserimento della problematica, che verrebbe riportata su paradigmi tutto sommato minimali e poco rilevanti, quali quelli della rusticitas, ovvero passando attraverso il modello dell'errore di diritto o della non imputabilità, in una sorta di delegittimazione, diffusa e fondamentale dell'etnia, che in questo modo si vorrebbe viceversa tutelare. È un problema che emerge nella ricerca di De Maglie, quello proprio appunto del costo troppo elevato dal punto di vista sociale di strumenti che per salvare l'individuo umiliano la collettività, umiliano il gruppo. Ecco, questo è un po' il punto chiave su cui tornare. Vengo alla parte finale di questo mio intervento, perché mi sembra giusto poi che lasciare aperte il discorso. Nell'analisi anche della casistica, almeno nel sistema italiano, ma anche in quello americano, che Cristina De Maglie svolge, sulle varie possibilità di soluzione del problema scandite secondo la catena della sistematica del reato, tipicità, antigiuridicità, colpevolezza, fino ad arrivare eventualmente alla punibilità, emerge, dall'analisi di questa esperienza giurisprudenziale articolata in questi vari punti di questi vari focus, la sostanziale insufficienza di una soluzione frammentata, cioè di volta in volta colta collocandola in siti diversi, in loci diversi del sistema penale, perché tutto sommato l'impressione generale è che queste soluzioni in realtà vengono trovate in modo diversificato e frammentario, solo nei limiti in cui la soluzione privilegiata per il diverso, tra virgolette, il soggetto, la minoranza, il soggetto di minoranza, viene accettata solo nei limiti in cui sia in qualche misura omogenea al sistema di accoglimento. Magari non al sistema moderno, ma alle sue radici più profonde, meno rimosse nell'inconscio collettivo. Il che finisce col confermare la tesi di un sostanziale etnocentrismo culturale perdurante del sistema di accoglimento, che quindi tende ad accettare solo le soluzioni a cui comunque arriverebbe a determinate condizioni prescindendo dal fattore cultura. Questa è un po' la sensazione. E che quindi legittima, io la condivido appieno, l'opzione per un modello di superamento attraverso un modello generale, una clausola generale esclusione, di valorizzazione del motivo culturale, e la sede più propria mi sembra proprio quella della punibilità. Proprio perché? Per quali motivi, in estrema sintesi? Perché anzitutto questa soluzione è una soluzione generale che supera la frammentarietà e supera anche quella falsa dicotomia
che di nuovo è espressione di etnocentrismo culturale, questo in maniera vistosa, tra delitti naturali e delitti artificiali. Delitti naturali per chi? Il quesito è quello, ovviamente. Dipende da per chi cosa. Cioè, per ciascuno di noi c'è qualcosa di naturale, ma è naturale per lui ciò che può non essere affatto naturale per il vicino, evidentemente. E questo indubbiamente è un qualcosa che va superato a livello generale. Si può dire, ma questo apre la via alla giustificazione anche del delitto naturale per eccellenza, cioè l'omicidio? No, perché c'è il limite esterno, diciamo, del diritto immunità, che è l'argine a questo sviluppo. E quindi questa è la prima ragione. La seconda motivo appunto di ricercare in questo contesto la soluzione è che appunto la soluzione della punibilità, io discostandomi dal nostro comune maestro, dall'insegnamento del nostro comune maestro, continuo a ritenere che la punibilità sia qualcosa che venga dopo, cioè che presuppone un reato completo in tutti i suoi elementi, espressione piuttosto di un principio di opportunità della incriminazione, di opportunità della pena, ma di una pena già valutata come meritevole, cioè già valutato il fatto come meritevole di pena, quindi integrato in tutti i suoi elementi, è un intervento che non scombina, non scompagina la struttura di base, che è quella che più direttamente è raccordata al finalismo, al teleologismo, alla prevenzione generale, alla prevenzione speciale, sotto ogni profilo, e che viceversa si può orientare personalizzando ovviamente in maniera oggettivata. E il modello ce l'abbiamo, anch'io condivido che l'articolo 649 del nostro codice, il corrispondente spagnolo collegato ai reati contro il patrimonio, ma questo non ha importanza, diciamo, il bene giuridico tutelato. Qui è proprio la valorizzazione di un nucleo istituzionale primigenio che quel monopolio statale monocultura ha in qualche modo conservato. Mi è venuto in mente, ormai non è più di moda citare i classici del marxismo, ma in questo caso io mi sento di citare Engels in quel bellissimo libro sull'origine della famiglia, in cui lì viene individuato proprio il nucleo familiare, proprio su una base di uno studio antropologico, etnologico, cioè l'origine è appunto quella di un etnologo su cui Engels riflette, in cui evidentemente la famiglia è il nucleo antagonistico, il primo nucleo antagonistico e che continua, come dire, a rimanere in qualche misura preservato in termini dialettici, se non conflittuali, rispetto, come dire, al macro gruppo rappresentato dallo Stato. Quindi anche sotto questo profilo, secondo me, il percorso indicato da De Maglie mi sembra estremamente stimolante e che potrebbe portare lontano sulla soluzione di questo problema. Grazie. Co-director, gracias. Bueno, yo creo que voy a ser el más institucional de los tres, también porque corresponde, ¿no?, como codirector, que dedique algo más de tiempo a lo que es el entorno en el que se ha publicado este magnífico libro de la profesora Di Maglie. Hace unos años que Marcial Pons se puso en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad, junto con el profesor Ramón Ragués, de comenzar una colección. La verdad es que en estos dos años desde los primeros contactos, yo, como Jordi, solo tengo palabras de admiración por Marcial Pons. Supongo que hay un patrón de buena conducta, el buen ciudadano, ¿no?, la persona media, un bonus vir en cada profesión. Desde luego, Marcial Pons es un buen librero. Creo que, como ha dicho Jordi, demuestran que haciendo las cosas con mucho cuidado, con mucho cariño, con gusto por el trabajo bien hecho, también se puede ser rentable, lo cual algunas veces yo no pensaba que fuera a ser el caso, pero me ha probado equivocado. Quiero, por lo tanto, agradecer, más en una coyuntura como la actual. Esto se graba y dentro de 10 años a lo mejor la gente se ríe porque ya en España estamos otra vez regastando el dinero, pero lo cierto es que ahora mismo
todos los actos de emprendimiento público o privado son cuasi heroicos, ¿no? Por lo tanto, incluso en estas circunstancias, que Marcial Pons me haga ser una persona agobiada de trabajo, porque siempre me ofrecen nuevos proyectos y me piden nuevas listas y autores y vamos a la feria, dime con qué autores, con qué editoriales hay que hablar, que sea este nivel de actividad el que tienen en un momento así, y también lo demuestra la colección, lo rápido que va, en el caso también de la Derecho Penal y Criminología, por no hablar de la de Jordi, que amenaza con desbancar al resto de colecciones de filosofía. Y por lo tanto tengo que agradecerles todas estas acciones que son, desde luego, demostrativas de un modo de hacer las cosas con el que yo al menos no me había encontrado en el mundo editorial hasta que había trabajado tan cercanamente a Marcial Pons. Ahora le doy las gracias a Jordi, no solo por haber organizado hoy, que también fue una muy buena idea suya, sino por más cosas. Primero, por el apoyo directo, porque en su momento Jordi tuvo a bien hablar en los mejores términos de Ramón Ragués y yo para dirigir la colección, sino también por el apoyo indirecto, porque claramente la colección Derecho y Filosofía es el modelo en el que nosotros nos miramos. Creo que me hubiera gustado ser original, ser un self-made man y hacerlo yo desde el inicio, pero no hacía falta, porque ya había un modelo, estaba bien hecho. Creo que es un modelo, bueno, creo no, es un modelo exitoso, es una descripción fáctica, y es un modelo al que yo intentaré sumarme en términos de éxito. Desde luego nos sumamos en el estilo y en el rigor con el que Jordi y Josep Joan Moreso llevan la colección. El tercer agradecimiento tiene que ser, por supuesto, para la profesora Di Maggio, para Cristina. Tiene razón Jordi en que, por casualidades, como muchas de las cosas buenas de la vida, nosotros tuvimos conocimiento de la próxima publicación del libro de la profesora Di Maggio. Yo ya conocía sus dos monografías anteriores, también el resto de su obra, pero sobre todo dos monografías. De hecho, en la elaboración del Código Penal Español, en el que yo tuve la última reforma, tuve una participación directa, se habló mucho de la inclusión, bueno, y se incluyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es uno de las dos grandes monografías de la profesora Di Maggio, y había una gran coincidencia en la doctrina española, que era la monografía sobre el tema en Italia. Ahora vemos que también esta es la monografía en este otro tema, por lo tanto, Cristina, para de publicar, porque si no vas a agotar los temas para el resto. Fue un libro que, creo, Jordi ha dicho que fue adoptado, fue más bien cazado, ¿no?, con lazo, en cuanto subimos. Y bueno, tuvimos la muy buena suerte, y este es el cuarto agradecimiento y último, de que Víctor Manuel Macías Caro, que es un doctorando español que ya está a punto de depositar la tesis sobre un tema muy similar, estaba haciendo una larga estadía en Italia. Yo le conocí, me dijo que este era su tema de tesis y le dije que si estaría interesado en hacer la traducción del libro, contestó que sí. Y es, creo, una traducción excelente. Es, desde luego, la traducción que menos trabajo ha dado a los revisores, lo cual ya indica algo. Creo que es un libro que tiene mucho pulso, está muy bien escrito, habla de muchos temas muy diversos y están todos tratados y traducidos con un gran rigor. Creo que, por lo tanto, Víctor, si escuchas esto, pásale la reproducción a tu madre para que se sienta orgullosa, porque es realmente un gran trabajo, también la introducción en la que se demuestra un gran conocimiento, que seguramente sea una de las razones, más allá del propio trabajo duro, por las que ha podido hacer una traducción tan buena, porque sabe exactamente cuál es el objeto de la discusión y sabe cuáles son los tópicos sobre los que se están discutiendo. Unas palabras muy breves sobre la colección de Derecho Penal y Criminología. Nosotros, como ha dicho Jordi, entendemos que el derecho se puede escribir de todas las maneras. Uno puede hacer un brillante trabajo dogmático sobre ese párrafo tercero del artículo 15 en su inciso segundo, y eso tiene un gran valor. No es que otras cosas, no es que haya, digamos, en lo jurídico haya cosas con más y con menos valor, pero claramente creo que en la colección de Jordi y en nuestra colección nuestra idea es otra. Nuestra idea es ir hacia los fundamentos para que luego otra gente pueda, subida en esos fundamentos, hacer esa dogmática más específica.
como digo, no es un tema de menor valor, es un tema de especialización. Nosotros, en concreto, queríamos hacer una colección que hablara, como dice el título, poco original, ¿no? Tenemos una colección de Derecho Penal y Criminología. ¿Cómo se llama? Derecho Penal y Criminología. Bien. Es poco original, pero tiene más vuelta de la que parece. Porque alguna gente nos decía, ¿por qué no la llamáis política criminal? Yo decía, no, porque vamos a hablar de derecho penal y de criminología. Y hay muchas cosas en política criminal que no son ni derecho penal ni criminología. La educación de los niños entre los 4 y los 6 años no es derecho penal, no es criminología, pero tiene una clara influencia sobre la política criminal en el sentido que puede reducir o aumentar delitos. Una situación de crisis económica no tiene que ver con el derecho penal, no tiene que ver con la criminología, aunque pueda ser estudiado desde la criminología quizás, y sin embargo también tiene una importante influencia político criminal. Queríamos dedicarnos a la política criminal, pero por así decirlo, desde el lado duro de la política criminal, desde las políticas de definición de comportamientos delictivos y de prevención de comportamientos delictivos a través del derecho penal. En la parte de la criminología que estudia estas dos partes de la política criminal, nos interesan el resto, siendo en sí mismas muy relevantes y posiblemente más relevantes que el derecho penal, pero no son el objeto de nuestro interés. En esto, si se quiere, nos interesa el derecho penal después del giro político-criminal, pero después del giro político-criminal de verdad. El derecho penal lleva girando político-criminalmente desde los principios de los años 70. La obra señera al respecto, la de Roxin, de política criminal en la dogmática, es del año 1970, pero lo cierto es que ese es un giro, en mi opinión, es un giro parcial, incluso, se podría decir, un giro falso, en el sentido de que lo único que hizo es teologizar, es decir, hacer argumentos teleológicos, introducir, favorecer la introducción de argumentos teleológicos en la teoría jurídica del delito. Pero eso en sí mismo, salvo porque la situación de partida quizás era una situación patológica en la que no se estaban introduciendo esos argumentos, lo cierto es que no supone un giro respecto a la capacidad de rendimiento de la propia teoría jurídica del delito. Es, como digo, quizás sí solventar un defecto que se había dado por razones coyunturales en Alemania, porque no se quería discutir de ciertas cosas y se discutía de otras muy intrínsecas a la teoría jurídica del delito, pero a nosotros nos interesa otra cosa, que es lo que se está viendo ahora y se puede ver incluso en el país que cito, en Alemania, en los Festschriften. Cuando uno ve los libros homenaje a los grandes maestros que se jubilan, cuando uno agarra un libro de los 70, la parte general del derecho penal ocupa el 80% de las contribuciones. Hay unas cuantas de parte especial y luego ya las cosas, los exótica, ¿no? Los exotismos en los que alguien, antropología y derecho penal, una cosita pequeñita y normalmente escrita por un ex estudiante japonés, coreano, italiano, español, pero no por uno de los profesores alemanes. Y sin embargo, cuando ahora uno abre un Festschrift, ve que la parte general sigue teniendo una importancia, pero en muchas ocasiones ya ni siquiera es la parte mayoritaria. Cada vez hay más cuestiones de parte especial, cada vez hay más cuestiones de derecho procesal y de la relación entre el derecho procesal y la teoría jurídica del delito, cada vez hay más cuestiones de criminología y de política criminal. Este giro político-criminal es el que nos interesaba a nosotros captar con la noción de derecho penal y criminología. Y creo que en este... Con esta idea, el libro de Cristina entra absolutamente dentro de estos parámetros. ¿Por qué? Porque no es un libro de derecho penal y criminología. De hecho, la criminología está prácticamente ausente hasta casi el final, cuando se habla de una institución del proceso italiano, que es la prueba criminológica. Y por qué la prueba criminológica no entorpecería el funcionamiento de la cultural defense establecida como una causa de no punibilidad. Lo interesante es que sea el pensamiento político-criminalmente orientado se ha liberado de la idea de que la única disciplina que podía dar contenido político-criminal de derecho penal era la criminología. Son muchas las disciplinas que pueden dar contenido político-criminal al derecho penal. Creo que el libro de Cristina es magnífico en eso porque comienza con un capítulo, o mejor dicho, continúa después de un primer capítulo introductorio, con un capítulo orientado a las bases metodológicas de su discusión, que son, por supuesto, bases que tienen que ver con la antropología cultural, porque para eso se habla del delito culturalmente motivado. La antropología cultural
no tiene que ver con la criminología, salvo que es una disciplina que también influye a la criminología. Cristina no ha bebido la criminología, sino que ha ido directamente a la antropología cultural para obtener conocimientos que le sirven para especificar cuál es el objeto de su discusión. Y creo que eso es una de las grandes riquezas del libro, que en todos los casos va a las fuentes, va a las disciplinas en las, de las que salen los conceptos que va a discutir, se ofrece un estado de la discusión, se opta por unos términos determinados y una vez optados se instrumentaliza, se utilizan esos instrumentos para explicar cómo se relacionan con las soluciones existentes y con la solución patrocinada por Cristina para la cuestión del delito culturalmente motivado. Creo, por lo tanto, que esta idea de acudir a las, no a la criminología en general, sino a las disciplinas que pueden ayudar a resolver los problemas concretos, es el verdadero sentido de este giro político-criminal que se observa, de facto, en investigaciones de las que creo que la de Cristina es un modelo. Yo sí que voy a partir de la estructura del libro, porque además, cuando el otro director de la colección, cuando Ramón Ragués leyó el libro, me dijo: creo que tiene una estructura perfecta. Lo pongo en su expresión, yo lo comparto, pero me decía, creo que es perfecta porque plantea el problema, va a las bases y luego monta todo el libro de una manera que es sumamente atractiva. La idea, cuando mis doctorados me dicen cómo se lee rápido, yo le digo, léete primero el último capítulo de la obra y luego ya ve al principio a ver qué te interesa. El libro de Cristina se puede hacer porque acaba con un muy interesante capítulo para el legislador, que creo que es una cosa realmente interesante y que incrementa el interés del libro porque muestra la aplicabilidad de su solución. Es decir, en forma de una, mejor dicho, una serie de, no solo una prescripción al legislador, sino unas prescripciones parciales al legislador de cómo debería orientar su labor en este área, que creo que lo hace más interesante. Como decía, después de lo que es una presentación y las premisas metodológicas en las que se habla sobre todo de antropología cultural, tenemos un capítulo en el que se nos muestra, decíamos que la colección es de fundamentos, pero claro, cada uno escribe los fundamentos desde su propia trayectoria. Cristina Amalli es una gran penalista italiana y por lo tanto nos ella parte del sistema penal italiano para hacer una descripción que yo cuando la leía me resultaba muy similar a la situación que podemos encontrar en España, quizás con menos casos en la jurisprudencia española, con menos casos al menos detectados, yo diría que sensiblemente menos casos detectados, pero cuando veía los males de no entender exactamente qué es un delito culturalmente motivado, la deriva en la legislación que eso puede ocasionar, por ejemplo, en el delito de mutilación femenina, con una pena que es incluso superior a la pena que correspondería si no hubiera una si no hubiera una motivación cultural. El capítulo creo que se presenta más bien como un como una descripción de dónde nos puede llevar, de las patologías en las que incurriremos si no tenemos bien localizado el problema de la motivación cultural en la delincuencia. Pasa inmediatamente a continuación a analizar, y creo que no se puede hacer de otra manera, la respuesta que se ha dado a este tipo de situaciones en aquel ordenamiento jurídico en el que han tenido más eco, tanto jurisprudencial como doctrinal, que es el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos de América. Creo que el trabajo aquí es fascinante, es una parte que se lee a toda velocidad y que da, lo habilita a uno para ser la estrella de innumerables cócteles, porque los ejemplos son buenísimos y son reales, tienen muchísimas aristas y las soluciones también son algunas de ellas inteligentes, otras de ellas rozando la absurdidad, pero en todos los casos se describen con gran precisión que, como digo, es no solo ameno, sino que realmente a uno le es imposible olvidar después dónde está situado para el resto del libro. Además, creo que hay aportes brillantes desde el punto de vista político-criminal. El profesor Paliero ha comentado, por ejemplo, la idea de los costes sociales de la cultural evidence, como el salvar al autor individual puede suponer un coste inasumible en términos de estereotipación del grupo. Creo que es una cuestión que refleja también el interés de Cristina por la política criminal. No se trata solo de la solución del caso concreto, la determinación
de la responsabilidad y cuánta responsabilidad en el caso concreto, sino más allá también de poder ver la generalización de esa solución, qué efectos tendría. Lo cual nos vamos a un modelo de análisis político criminal que va más allá de la determinación de responsabilidad en el caso para ver los efectos generales que tendría esa solución. Y otro regalo que nos trae Cristina y que yo he de reconocer que no había reflexionado, iba a decir no suficientemente, pero eso era autocaridad, no había reflexionado en absoluto sobre la noción de la determinación de la cultural defense. Creo que el test para la determinación que propone Cristina es un test espectacular. Hay tres fases de prueba. Ella habla de la investigación sobre los motivos, que efectivamente sean los motivos culturales los que han llevado al autor a obrar. Después la comprobación objetiva, que sea un motivo cultural que efectivamente pertenece a una etnia y no que sea una, por así decir, una subjetivización del autor de algún motivo. Y finalmente la comparación entre la cultura del grupo minoritario y la cultura del sistema anfitrión para determinar el grado de distancia. A esto hay que añadir la prueba de la razonabilidad, que es una parte que me ha gustado especialmente el libro, en la que se hace una crítica rotunda y creo que absolutamente certera de los criterios cuasi cronológicos que hay en Estados Unidos. Si el inmigrante lleva más de 5 años en Estados Unidos, ¿cómo a partir de los 5 años se le podría otorgar la nacionalidad? Entonces, hay un estándar de razonabilidad distinto que si la persona lleva solo 4 años, por ejemplo. Esto es cierto que hay ciertos factores de corrección. Nos cuenta Cristina, cómo hay para personas más adultas, para personas, de hecho, más mayores que más adultas, también se entiende que hay una mayor dificultad de adaptación a la cultura, porque uno ya está bien enculturizado, bien arraigado en la suya y por lo tanto es más difícil. Pero a pesar de estas correcciones, sigo pensando con Cristina que el criterio es interesante, pero solo como una primera, como un primer disparo, por así decirlo, para aproximarse al fenómeno. Precisamente porque he encontrado esto tan interesante y la idea del test para la determinación de la cultural defense me parece también tan acertada, estoy muy a favor, primero, de la ubicación de la cuestión en el ámbito de la punibilidad. Eso me parece que no puede haber. Pero además porque esto beneficia realmente, primero, a la sistemática del derecho penal y, segundo, a la propia persona que está sometida a juicio. Porque que esto acabe en sede de punibilidad no significa que el resto de las categorías no tengan nada que decir en los casos concretos. Eso es una cuestión que se ve en el penúltimo capítulo, en el que se van de la mano de 9 casos, algunos reales y otros basados en casos reales. Cristina va diseccionando las diferentes posibilidades de resolución, en algunos casos explicando que lo que nos parece que es un delito culturalmente motivado realmente no lo es, conforme a una definición estricta y más distintiva del delito culturalmente motivado, pero sí puede tener su solución por vías, por así decirlo, más tradicionales, por exclusión del tipo objetivo, por exclusión del tipo subjetivo, ausencia de dolo, por causas de justificación, exclusión de deberes o por causas de exclusión de la culpabilidad. Lo importante es que la idea de situar el tratamiento digamos, genérico de la motivación cultural en el ámbito de la punibilidad no excluye la posibilidad de tratamientos concretos en otras sedes para supuestos que están cercanos y que se han tradicionalmente introducido en esta categoría y que quedarían fuera de ella con una definición más estricta como la que se propone en el libro de Cristina y que yo personalmente, como veis, he comprado al 100%. Unas palabras, si me permitís, y para ir acabando, sobre la punibilidad. La punibilidad ha sido tradicionalmente el cajón desastre. Si no sabíamos qué hacer con algo en derecho penal, punibilidad. Lo único que parecía claro es que las actuaciones postdelictivas tenían que ir al ámbito de la punibilidad, porque si algo era postdelicto no podía afectar ni a la conducta, ni a la tipicidad, ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad, que tenían que estar presentes en el momento del hecho. Pero a partir de ahí, casi cualquier cosa valía. Yo soy también partidario, como explica la profesora Di Maglio en su libro y como ha especificado en su intervención previa el profesor Paliero, de sustantivizar la punibilidad. Es decir, no vale cualquier cosa, tiene que ser una categoría que tenga un contenido distintivo para que también podamos operar en ella como operamos en el resto de las categorías de la teoría jurídica del delito, mediante la generalización
en los supuestos dudosos de los principios subyacentes a la categoría. A mí me gusta el ejemplo del artículo 649 del Código Penal italiano respecto a los delitos patrimoniales no violentos entre parientes, porque efectivamente tiene un análogo estructural en la excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal, pero precisamente a mí me parece una solución inadecuada por parte del legislador a un problema real. Yo aprecio el motivo subyacente de la preservación de ciertos ámbitos familiares a la actuación del derecho penal, pero me preocupa que el concepto de familia sea definido por el legislador conforme a unas características familiares que quizás pertenezcan a otro tiempo. Es decir, hay casos en España en los que los padres malversan el patrimonio de los hijos, que a lo mejor reciben los hijos una herencia o un legado de otra persona y los padres lo utilizan mal y están protegidos de la persecución penal por el hecho de ser los padres y por el concepto de familia. Claro, pero yo quiero proteger a la familia que se siente unida, no una familia en la que alguien utiliza su posición de padre, madre o hermano o hijo para, por así decir, depredar en el resto. Y pienso además que la solución ofrecida por el derecho penal, tanto español como italiano, es fácilmente mejorable. Porque si lo que se quiere proteger es la familia como una comunidad real de intereses y de, por así decir, ayuda mutua y de evitar que por actos que no son muy graves, porque no estamos hablando de robos con violencia, eso está precisamente excluido de la causa de exclusión de la punibilidad. Para esos actos, por así decirlo, menores, podrían ser perfectamente los sujetos integrantes de la supuesta familia los que decidieran si estamos ante una familia en sentido sustantivo o no, que son una familia formalmente, está claro. Es decir, si a mí, si Jordi y yo fuéramos hermanos y Jordi me hurtara, yo querría poder decidir si efectivamente Jordi es mi hermano y mi familia a efectos del derecho penal o no. Que el Estado simplemente me permita excluir la persecución penal si no es con mi denuncia. Que sea yo, como en los delitos sexuales, el que decida si me merece la pena o no ser protegido por el derecho penal. De ese modo, sustantivizaríamos el contenido de familia yendo a la razón subyacente por la que no se quiere que entre el derecho penal, que es que entre con efectos graves sobre una estructura que en principio está funcionando como es la estructura familiar. Hay familias que funcionan, familias que no. Sería fácilmente discriminable. No es el caso, sin embargo, de la propuesta de Cristina, en la que yo no le veo un sustituto posible en ningún lado. Como demuestra su análisis, el resto de soluciones, el resto de posibilidades de incluirlas en la tipicidad, en la antijuricidad, en la culpabilidad, todas ellas son tremendamente problemáticas y, por lo tanto, hay que ir hacia un modelo de ubicación en la punibilidad. Yo, por mis propias preferencias respecto a la en materia de interpretación, yo diría que, además, esto tiene que ser incluido expresamente por el legislador. Es decir, tiene que haber una cláusula en la que se regule la existencia de esta causa de exclusión de la punibilidad, una cláusula que debe ser escrita, por supuesto, adoptando el test de comprobación que propone la profesora Di Maglie, pero debe estar expresamente previsto. Sé que esto es una cuestión polémica en derecho penal, pero quiero que la admisión de circunstancias eximentes, sean causas de justificación, de exclusión de la culpabilidad o de la punibilidad, por vía de analogía favorable al reo, tiene muchísimos problemas y deja fuera, por la manera en la que se produce la discusión, que es a través de decisiones concretas, deja de considerar aquello que mejor puede hacer el legislador, que es tener en cuenta toda la información cuando va a escribir la disposición, toda la información también científico-social, dentro de ciencias sociales a las que yo, como profesor de Imagli, incluiría en este caso también la antropología para poder hacer uso de sus conocimientos, para a partir de esa disposición permitir ya el desarrollo pretorio, el desarrollo a través del juez. Creo que la profesora de Imagli se distancia un poco de mí porque en el capítulo 5 ella ofrece una visión más favorable de la labor del juez y de la labor del juez como continuador del derecho de aquella que tengo yo. Para mí el juez debe estar constreñido en contra de reo siempre y a favor de reo casi siempre.
De modo que, bueno, me resta, para ir acabando, quizás comentar también para animar la discusión y para mostrar la superioridad de una solución como la propuesta por la profesora Di Maglie. Ha habido este año un caso en España, un caso de condena y absolución a los dos componentes de un matrimonio, condena al marido, absolución a la mujer, en un caso de ablación clitórica, mutilación genital, en Teruel. Entre todas las partes de España, Teruel es una parte muy desconocida de España, y justo ahí ha tenido lugar el único caso en los últimos años de mutilación genital que ha llegado a los tribunales. Y el caso es interesante porque él era una persona claramente enculturizado en España. Hablaba perfectamente el español, trabajaba con españoles, tomaba las cervezas después del trabajo con españoles, pero sin embargo tenía a su mujer en casa y le prohibía el contacto con la cultura española. Ella llevaba mucho menos tiempo en territorio español, ella no hablaba español y no tenía contacto apenas con la cultura española. Y cuando lo tenía eran contactos, por así decirlo, supervisados, bien por su marido, bien por la familia de su marido. Tienen una hija y en un momento se decide, no queda claro en los hechos probados quién decide, pero la unidad familiar, por así decirlo, decide que en la próxima visita al país de origen, un país africano, la niña será mutilada genitalmente. Cuando vuelven, las autoridades españolas lo localizan por unos controles sanitarios rutinarios, lo ponen en conocimiento las autoridades y finalmente, como digo, el marido es condenado por lesiones graves, mientras que la mujer es absuelta finalmente, pero a través de una peripecia. Se aprecia un error de prohibición, perdón, no es absuelta, es condenada, pero no entra en prisión, porque se aprecia un error de prohibición vencible. Es decir, se dice que no conocía la regulación jurídico-penal española, pero una persona razonable habría podido conocerla en su situación. Y el argumento, y aquí me parece que es donde se ve el problema, el argumento principal es que, si bien ella no tenía contacto con la sociedad española como para informarse de la relevancia o irrelevancia penal de la mutilación genital en España, sí tenía contacto con una persona culturizada en España. ¿Quién? Su marido. Es decir, el tribunal lo que viene a proponer es que ella podría haber salido de su error porque podría haberle preguntado a su marido, que por cierto es el que propone, o por lo menos está de acuerdo con ella, en que se haga la mutilación genital, le tenía que haber preguntado a él. Creo que esta solución muestra la insatisfacción de no entender realmente el problema de los delitos culturalmente motivados. La noción de que algo hay que hacer, porque no puede ser que vengan otras culturas y haya delitos terribles, y el no saber qué hacer que lleve a soluciones tan inicuas como afirmar que esta persona tendría que haber salido de su error preguntando a su marido, que estaba absolutamente interesado en la comisión de lo que aquí es un delito. Por supuesto, o no por supuesto, esto no estaría incluido dentro de la estricta definición de delitos culturalmente motivados que propician la exclusión de la punibilidad de la profesora Di Maglie, porque ella misma ha aclarado que no cuenta para los bienes jurídicos fundamentales, como es la integridad física de esta menor de edad, pero sí muestra las limitaciones del enfoque ad hoc, del enfoque case by case del problema y muestra la mayor fortaleza de una solución basada en una menor, ¿eh? Sí, era muy menor, era una cuatro años, cinco años, una cosa, es decir, con lo cual estamos hablando de una mutilación predesarrollo sexual que son más peligrosas incluso. Y esto es todo, muchísimas gracias, Cristina. Gracias.